Buonasera signore e signori, in bocca sempre qua a fare del cibo. Buono sale genuino, era un po' che non facevo un po' di pesce. Quest'oggi passando dal mercato ho visto che c'erano dei pescini di tramaglio e oggi farò una bella pasta tramagliata, ossia pasta sui pesci di tramaglio, che sarebbe la rete che viene utilizzata un po' da tutte le parti a Livorno spesso e volentieri per pescare la robina buona del nostro mare. Ma guardiamo subito gli ingredienti. Allora, naturalmente per la nostra pasta tramagliata ci vorrà un chiletto di pesce di quelli di tramaglio, ossia, come possiamo notare, qua abbiamo una bella boccaccina. Come potete vedere io me ne sono anche sfilettati perché se no ci vuole 6 giorni. Abbiamo una boccaccia, una bella tracina, una mustella che non so se qualcuno se lo ricorda, ha fatto delle polpette su questo pesce qui che sono la fine del mondo. Poi abbiamo uno scorfano, questo è uno scorfano rosso che a Livorno chiamiamo cappone, e poi un bel pesce prete che al sud, da quello che mi ricordo quando sono stato al sud, la chiamano lucerna. Questo che è un pesce che ha una carne eccezionale. Dopodiché, fortunatamente, mentre sbuzzavo proprio la lucerna a pesce prete, ci ho trovata anche delle belle ovette dentro che non butteremo ma utilizzeremo per arricchire il nostro piatto. Si può fare anche senza, e questo è un tocco di più, una fortuna che abbiamo avuto noi. Ci sono circa 400 grammi di datterini, questi sono datterini quelli di scatola perché oggi non mi garbavano, erano un po' sciupatini, allora non l'ho presi. Del prezzemolo, qui abbiamo della pasta toscana che ve l'ho già rammentata del signor Martelli, penna liscia ma che ha una porosità che agguanta tutto il sugo, un pochino di salvia, proprio 2 foglioline, l'aglio, sale e pepe quanto basta, anzi nemmeno sale e pepe quanto basta, ma sale e peperoncino, perché a noi livornesi il peperoncino ci piace nel pesce. E per finire, come al solito, olio di vello buono. Ma andiamo subito a vedere questa ricetta. Prendiamo un bello spicchiettino d'aglio, lo schiacciamo, ne leviamo l'anima, eccola qua, lo puliamo dal fogliame. Prendiamo l'olio, scaldiamo un pochino prima la padella, ci aggiungiamo 5-6 cucchiai d'olio, mettiamo l'aglio appena l'olio è un po' più caldino, ci aggiungiamo un peperoncino bello tritato con le mani, non ve le mettete in bocca perché viene una bocca così, delle foglioline di salvia, proprio 2, come inizia a soffriggere gli diamo una bella giratina per non far bruciare il tutto, facciamo bene insaporire l'olio, l'aglio, la salvia e il peperoncino, abbassiamo leggermente per non farlo bruciare, lo mettiamo medio basso il fuoco e ci aggiungiamo i filetti di pesce. Voi vi direte, ma tutta quella roba che ti avanza della testa la mettiamo dentro perché facciamo insaporire tutto, tutta la carnina quella buona che dà il sapore, facciamo insaporire bene il nostro padellone di roba. Qua la tracina, non ce la scordiamo, molto pericolosa in mare ma ora fa poco. Passiamo leggermente per far prendere il bollore e per far cucinare la nostra ciccina di pesce. Rigirate le teste che prendano calore e rilascino tutto il sapore, perché poi le nostre teste e tutti i nostri scarti le andremo a mettere in una pentola con dell'acqua che sta scaldando, perché ci faremo un bel fumé di pesce per allungare il nostro sughettino e lo potremo anche tenere per altre preparazioni. Proprio un fumé naturale, questo, senza aggiunta di altre erbette, solo pesce. Le mettete da una parte tutte le polpe e dall'altra tutte le teste e tutte le ossa. Come possiamo notare, la carne nel pesce e i filetti si sfarà a un contatto, perché è normale, mentre questo qui cerchiamo di tenerle intere perché c'è tutte le lische, non andiamo a pigiarci troppo. A questo punto potremo anche togliere l'aglio, che naturalmente avrà fatto il suo sporco lavoro. Questo è il momento di mettere le nostre scarti, come vedete c'è tutta la carne appiccicata, possiamo fare anche questo lavoro qua e levarcene un pochino, se no la buttiamo dentro direttamente nell'acqua calda per fare il nostro brodino, molto buono, molto saporito, senza niente aggiunto, tanto il sapore glielo dà il pesce, è un po' di untino, è un po' di sapore che ha preso già dalla salvia e dall'aglio.
Ora questo brodino cuoce un quarto d'ora e abbiamo fatto. Nel frattempo il nostro pesce ha cucinato a dovere, si può notare, se è proprio, vedete, ora io vado a spezzare per creare la nostra cremina di pesce. Questo è ancora un po' durino perché il pesce è la lucerna, questa è più, ha una carne molto più sostanziosa. Mettiamo un po' di sale anche nel brodino quello lì e ci andiamo ad aggiungere il nostro datterini con tutto il brodino che servirà ancora un altro po'. Andiamo a amalgamare il tutto, fuoco bello alto ora per far prendere il bollore perché ci abbiamo aggiunto i datterini, allora avranno abbassato leggermente la temperatura. Qui il nostro brodo sta cucinando bene piano piano, al minimo. Se vedete qualche lisca che fuoriesce dai pesciolini vi consiglio di levarla come ho fatto io. A questo punto, quando ha ripreso bene il bollore, andiamo a tappare il tutto e abbassiamo al minimo che cucini almeno 10 minuti per sfare il nostro pomodoro e sfare definitivamente il nostro pesce. Allora, dopo 10 minuti che vi avevo detto, io l'ho tenuto stappato per altri 5 minuti e il risultato è questa cremina qui che sta piano piano ritirandosi, come possiamo notare, e nel frattempo ha finito anche di cuocere il nostro brodo che possiamo utilizzare per saltare la pasta, ma lo potremo anche utilizzare per cuocerci della pasta, della pastina in brodo di pesce che viene extra strong. Lo filtrate bene tutto dalle lische e dalle teste e poi vi ci cucete anche un po' di pastina e fate una cosa spettacolare. Ora, io cosa devo andare a fare? Devo andare a buttare la pasta perché qui sta una fame che se muore. Vado a buttare la pasta nell'acqua già bella bollore. Questo sono andato proprio a abbassarla al minimo, visto che c'è una lisca, se la vedete la togliete, se no sarà compito dei vostri commensali ciucciare a modino il primo piatto per non rimanere affogati. La nostra pasta è pronta, la vado a scolare. Non c'è bisogno di agguantare troppa acqua perché abbiamo un sacco di brodo. Ci vado ad aggiungere, vado ad alzare al massimo, vado ad aggiungere un bel cucchiaione di brodo e la vado a saltare per far amalgamare. Ci aggiungo una bella spolverata di prezzemolo e continuo ad amalgamare la nostra pasta e a far ritirare tutto il brodino che ci ho messo. In questo momento qua ci vado ad aggiungere anche le nostre uova per saltarle e farle venire, non cuocerle troppo naturalmente, perché le uova è un peccato cucinarle troppo. Come possiamo notare le nostre uova si sono già sfatte e hanno già dato un altro tocco in più alla nostra pasta. Vedete, non ce n'è più traccia. Eccole qua, si sono tutte sfatte. Appena hanno sentito il calore le uova fanno questo lavoro qua, ci vuole veramente poco. Ci vado ad aggiungere altre brodine per finire gli ultimi 30 secondi e non lasciarla troppo secca. E eccoci pronti, signori e signori, ci metterei un altro goccio di prezzemolo perché la vedo un po' bianchina. Mi piace un po' più verdolina. Ecco pronto, posso andare a impiattare il tutto. E vado a servire una bella porzione al mio commensale di turno che rimarrà estasiato da questo odore, signore mio. Bella di sentimento, vero Andrea? Boia. Ecco qua, un po' di sughino. Un altro pochino di prezzemolo, un filino d'olio a crudo e il gioco è fatto! Abbiamo fatto un primo piatto veramente da un sapore eccezionale, pasta travagliata da tutti quanti amata! E ora procediamo all'assaggio di questa bontà. Ci soffiamo, guardiamo se c'è qualche risca che ci potrebbe strozzare. Un'altra soffiatina. Non ho assaggiato bene, mi sa che ci faccio una ritornata perché, che ve lo dico a fare, io lo mangio direttamente qua. Mando un bacione a tutti quanti, ricordatevi ancora di mettere mi piace, di iscrivervi, di leggere il mare in bocca il mio libro scritto con Andrea, anzi l'ha scritto lui, io non ho dato l'idea e basta, perché io di scrivere non sono molto bravo, ma in compenso so mangiare e fatta mangiare.